siamo tutti Sì, da un po'. quanti. Ciao Ciao! Ciao! Sì, siamo Oggi live! siamo qui con David Chevalier, che è il doppiatore di Loki, che è Loren, e tantissimi altri personaggi. Ciao a Come rito, tutti! passo subito. Ecco qui. Passo subito la parola a Claudia che introduce la domanda di rito che ormai facciamo sempre a tutti e che voi ci Esatto. richiedete tantissimo. Esatto. Allora, ciao Davide, innanzitutto, vabbè, Ciao. grazie ovviamente per essere qui, per È un dedicarci un piacere. pochino del tuo tempo. E noi abbiamo mangiato, anche tu hai mangiato, tutto a posto, spero che anche i fan abbiano mangiato così seguono bene anche loro la diretta. E tanto comunque poi la possono insomma rivedere anche su YouTube, comunque è registrata quindi anche su Facebook. E allora, innanzitutto, come sei diventato doppiatore e soprattutto se hai anche qualche consiglio da dare alle persone che vogliono intraprendere comunque questo percorso? Tanti ovviamente adesso sono anche tanti ragazzi comunque che si stanno appassionando ultimamente a questo genere insomma di lavoro, quindi ti lascio la parola così ci racconti un po'. Allora, io ho cominciato da bambino a 8 anni perché anche mio papà fa lo stesso mestiere e quindi diciamo che i ruoli dei bambini sono sempre dei ruoli un po' scoperti perché dove li trovi, no? Non è che puoi andare in una scuola e dire oh, c'è qualche bambino e quelli si dimenticano tutti. Quindi di solito dove li vai a trovare? Li trovi nei insomma, figli dei doppiatori perché magari hanno un po' più di mistichezza, perché magari il genitore lo porta qualche volta al lavoro, quindi un po' assorbe, un po' capisce come funziona. Ed è stato un po' così anche con me, ho iniziato un po' così per giocare. Mio padre mi aveva detto: senti, ma ti va di provare? Io ho detto: vabbè, perché no? Sono andato lì, mi ricordo, ancora me lo ricordo perfettamente il mio primo turno. Proprio, me lo Bello. ricordo come se fosse ieri. Con la botta sulla spalla mi davano un sacco per attaccare la battuta, io subito avevo capito come funzionava, la seconda volta, no, ho capito, invece di parlare. Così funziona con i bambini che gli danno una Se lo botta, una diceva pure piccola. Alex, no? Ah, pure Alex, Pure è vero. Quindi è proprio Alex. una cosa Ai bambini. che si fa. Eh sì, perché insomma comunque devi imparare tutto, devi acquisire i meccanismi, poi i bambini vabbè sono delle schegge, cioè si impara a una velocità incredibile. Però le prime volte per capire cosa devi fare, ti dicono, ok, di questa cosa e dilla quando ti do un colpetto sulla spalla. Ah, e se lo dici, dopo un po' capisci, ti spiegano altre cose, il sync, piano piano impari. E quindi niente, mi ci sono ritrovato. Poi poco dopo mio padre, che insomma in quel tempo faceva pure teatro, mi ha detto, senti, ma vuoi fare uno spettacolo a teatro? Io proprio, no, perché? A gambe levate, perché comunque io sono, cioè, soprattutto da bambino ero proprio timido, quindi cioè, già era difficile comunque il doppiaggio, però era una cosa qui, sai, una saletta, ci sono poche persone, una cosa un po' più Certo. raccolta, Tu va dai bene, solo la voce, non ti vede esatto, solo la teatro. voce, esatto. Esatto, no. È così, insomma. Poi i consigli è un mestiere molto specializzato, molto difficile, quindi non basta sicuramente avere, non serve anzi proprio avere una bella voce, è l'ultimo dei requisiti perché servono tutte le voci, di tutti i tipi, di Certo. tutte le età, di tutti i tipi di timbri, qualunque tipo di voce. Serve la Certo. professionalità, serve studiare, serve sapere cosa si fa e per imparare, per arrivare al doppiaggio, secondo me, va fatto, diciamo, un apprendistato a strati, cioè prima di tutto uno deve imparare proprio le basi, cioè la dizione, la recitazione, quindi devi prima diventare un po' un attore. E poi chiaro, io ho avuto, diciamo, la fortuna di imparare da bambino. Quando sei bambino, non so come dire, ragazzi, è diverso perché qualunque cosa ascolti, la rubi in mezzo secondo. Ti dicono Una una cosa, la rifai spugna. subito. Sei una spugna da bambino, quindi impari facendo. Ma se non hai questa possibilità, imparare è fattibilissimo, bisogna solo però impegnarsi tanto. Ci si impegna tanto pure da bambini, ti assicuro, non è facile perché, anzi, ci sono i pro e i contro. Però da adulti puoi imparare, puoi compensare quel gap studiando tanto
insomma, facendoti tutte le basi, quello è molto importante prima di arrivare al doppiaggio, perché il doppiaggio è un po', non lo so, è proprio una specializzazione. Molti certo. attori di presa diretta, quando gli capita di ridoppiarsi, vanno in grandissima difficoltà perché non hanno la gestione della voce, la gestione del microfono, le distanze, il sync, sono tante cose da fare contemporaneamente. Pensa che adesso che c'è stata, insomma, due mesi di lockdown, io ho avuto grandissime difficoltà a riprendere i primi turni, perché non mi è mai capitato di avere un periodo di fermo così lungo. Massimo, ci sono quei 20 giorni d'estate, no? E due mesi, andavo lì, il primo turno, ho detto, oh, aspetta. Siamo tutti gli attacchi in ritardo, è un macello, è difficile, perché fai tante cose contemporaneamente. Quindi, diciamo che tu formi il tuo bagaglio tecnico, cementando tante sicurezze, più poi la parte artistica riesce a essere libera. Perché se non riesci, se ti devi gestire troppe cose tutte insieme, non ti basta la RAM, no? Come si dice? Sì, è vero. Non puoi controllare tutto quanto. Ma tu, col fatto che hai iniziato da bambino, poi magari qualche corso comunque nel tempo ti è servito farlo, magari dei corsi di dizione o qualcosa, hai approfondito, sei riuscito magari ad approfondire, o ti sei sempre comunque trovato bene? No, no, io a un certo punto, vabbè, mio padre mi ha proprio messo sotto, cioè che lui pure aveva studiato da Strehler, tutti più grandi, insomma, vabbè. A un certo punto mi ha detto, quando avevo tipo 18 anni, mi ha detto, vabbè, senti, ma che vuoi fare? Vuoi, insomma, fare uno scatto di livello o vuoi rimanere così? Ho detto, no, beh, perché? No, io te faccio vedere io. Allora mi ha fatto fare impostazione della voce. Quindi, insomma, tutti un po' di esercizi di respirazione per cioè imparare a usare il diaframma per avere più gestione proprio della voce, della potenza vocale e come tenere il fiato, come usarlo. E ho fatto un po' di esercizi, insomma, un percorso di quel tipo lì. E poi mi ricordo che abbiamo anche fatto parecchio lavoro pure sulla recitazione. Mi ricordo che in quel periodo veniva un altro ragazzo a casa nostra e ci faceva lezione a tutte e due, e ci mettevamo là, ci faceva leggere 2000 cose col registratore e poi ci faceva fare tutti gli strati di recitazione, cioè che ne so, si prendeva un testo e prima lo leggevi neutro, poi dopo ci mettevi un tipo di emozione, poi ce ne mettevi un'altra, poi un'altra ancora, poi cominciavi a sovrapporle, questa e quest'altra, e lo facevi più e più volte, in modo tale che poi insomma, aggiungevi sempre qualche cosa sempre allo stesso testo come riferimento, quindi un testo neutro che poteva anche essere, cioè poteva essere un classico, poteva essere l'elenco del telefono, tu imparavi, diciamo, a metterci delle cose diverse, a diversificare e a, diciamo, far diventare molto più precise e nette tutte le tue sfumature. Certo. Capito? Le comprendevi, le affinavi e piano piano poi, insomma, il segreto è sempre anche molto ascoltarsi e riascoltarsi. Credo che devi avere infatti molta padronanza, no? Anche penso poi delle emozioni, ovviamente ti devi sapere ascoltare, sì. Sono tante cose, tantissime le cose da fare. Io quelle che ho detto sono solo una frazione, ma ce ne sono 2000 altre di tecniche, di cose da fare per migliorare. Però non si finisce mai. Certo. Allora, diciamo ai ragazzi che ci seguono di tenere duro, di studiare, di allenarsi con dei testi anche a casa. No, anche perché poi l'altra cosa è che chi vuole fare il doppiaggio è difficile, perché ti devi comunque confrontare con gente che lo fa da bambino. Quindi tu che cominci comunque magari sei un ragazzo giovane, però magari, che ne so, hai 20 anni, voglio fare il doppiaggio. Ti confronti con gente che già lo fa da 10 anni. Certo. E può essere difficile, cioè, se c'hai un grandissimo talento, cioè, ce la fai, c'è un sacco di gente che non ha iniziato da bambino e ce l'ha fatta, sono diventati straordinari, Pericini, Ian Sante, cioè, per dire, no? Certo. Loro venivano proprio da un'altra città, erano innamorati di questo lavoro, hanno fatto la gavetta, hanno cominciato, io pure ho fatto 15 anni di gavetta praticamente, però pure loro, insomma, però senza avere la possibilità di imparare da bambini,
sono venuti e piano piano, visto che avevano talento e capacità, diciamo, sono venuti fuori alla grande. Certo. Quindi è possibile, insomma. Certo. È poi incredibile quando c'è un film in cui c'è un doppiaggio di qualcuno che non è doppiatore, cioè si sente subito, cioè io almeno lo sento subito. È incredibile, quindi è verissimo. Vado con la seconda domanda, David. Sì. Com'è stato doppiare e scoprire l'evoluzione di Kylo Ren nell'ultima trilogia di Star Wars, quella uscita? È stato molto bello, perché io non avevo la più pallida idea di dove andasse a parare il personaggio, nessuno lo sapeva. Quindi, no, è stato molto interessante. Cioè, io mi ricordo che fra un film e l'altro stavo là a dire, chissà che cosa succederà al prossimo, chissà come cambierà, ma secondo me è così, no, sarà cos'ha, vediamo. Insomma, però invece è stato molto bello, perché è un personaggio che ha avuto proprio una parabola, un'evoluzione netta. Diciamo che è partito da bimbo minchia ed è diventato cazzuto, scusate, vero. Si può dire. Però no, è stato figo, perché non pensavo, cioè non avevo molto chiaro dall'inizio cosa poteva diventare. Cioè, all'inizio appunto era un wannabe Darth Vader, no? Un emulo. Poi piano piano invece ha preso la sua strada, che è stata completamente divergente da quello che hanno fatto tanti altri personaggi. È stato veramente interessante. Poi, fra l'altro, doppiare Adam Driver è sempre difficilissimo, è proprio una sfida. È in assoluto l'attore più difficile che io abbia mai doppiato in vita mia. È un attore... Ci hai anticipato una domanda, mi fa. Allora, la riprendiamo dopo. Tranquillo. Vai, tranquillo, non ti preoccupare. Dopo. No, insomma, continuo con la domanda. Quindi è stato un bellissimo percorso e devo dire che anche come è finito il personaggio, io penso neanche lo sapevo. No. Sapete, io l'ho scoperto al cinema, perché lui a un certo punto, a me non mi dicono niente. Cioè, nell'ultimo film, lui a un certo punto finisce di parlare, sì. E poi si vedono solo scene d'azione. Io non lo sapevo. Quindi, ho detto così per evitare proprio spoiler, non ti facciamo neanche vedere subito dopo quello che succede. Niente, non lo sapevo, quindi mi sono comunque, cioè nonostante ho fatto il film, sono andato al cinema con una sorpresa da giocarmi. E ci sei rimasto malissimo. Sì. Cioè, è bella la scena, è bellissima. Bello, esatto. Però... Bello ma brutto, porca miseria, sono rimasto male. Ho detto, mannaggia. Mi è piaciuto un sacco. Veramente un bellissimo personaggio, molto complicato, pieno di sfaccettature. Quindi magari t'ha anche emozionato poi rivedere, cioè vedere quella scena completa al cinema. Sì, come no. Ma tu pensa, la cosa assurda è stata all'inizio, perché, cioè, allora, il mio personaggio, io sono un fan di Star Wars, sì. Cioè, sono sempre stato in... Quando ti hanno detto di dover doppiare lui, sarei stato al settimo cielo. No, sì, vabbè, allora, calcola quando mi hanno detto di andare a fare il provino... Cioè, già ero contento, dico, se non lo vinco chi se ne frega, ho partecipato ai provini di Star Wars, vai, ero contentissimo, mi hanno detto che ho vinto, ho detto, ma che davvero, no, Dio, Paolo, bello, cioè, sono andato lì e avevo, mi ricordo, allora, praticamente al primo film, come me la sono vissuta, al primo film ero talmente contento che ho detto, vabbè, ogni turno me la vedo, cioè è tipo come se andassi, che non so, a fare una festa, cioè andavo lì proprio tranquillo. Non era lavoro. Cioè, ma che? Cioè, per me già bastava vedere dei fotogrammi del film, cioè stavo in fissa proprio. Poi la cosa strana è stata che, cioè, io ovviamente Han Solo è sempre stato il mio personaggio preferito. Quando ho visto il mio... ho detto no, non ci posso vedere proprio io. Sono rimasto proprio male. Poi ho finito di fare il film, cioè questa cosa io la sapevo da un mese prima che uscisse il film. Però sai, firmi l'accordo di riservatezza e non puoi dire niente certo, a nessuno, sennò si vendicano su tutte le tue generazioni future. Quindi io neanche potevo dire ai miei amici che stavo doppiando Star Wars. Ma che stai facendo adesso? Importante, una cosa bella. Ma che stai facendo? Come posso dire? Cioè,
volevo dai cazzotti al muro perché non, ci credo. Non potevo condividere questa cosa, capito? Con nessuno. Il giorno dell'uscita del film è stata una liberazione perché subito sono io però alcuni ci credevano perché si sentiva solo la voce con la maschera, quindi ma sentiva... bellissimo. Il lato brutto, diciamo, di questo lavoro. E degli ultimi tre dell'ultima trilogia, qual è quello che ti è piaciuto di più di quelli che hai doppiato, quindi? Non lo so. Mi sono piaciuti tutti per motivi diversi. Certo. Tutti quanti. Allora, il primo, perché mi è piaciuto comunque l'omaggio, certo, al vecchio, e secondo me, nonostante questo, è stato molto criticato, perché vabbè, facciamo il presupposto che Star Wars divide... sarà sempre criticato, secondo me, qualsiasi tanto, film, no? Chiaro, qualunque cosa fai, perché ognuno ha in testa il suo film, perciò non è possibile. Quindi a me è piaciuto molto perché era proprio un anello di congiunzione giusto fra il vecchio e il nuovo, c'era l'omaggio, ci stavano questi personaggi nuovi, tutti da scoprire, interessanti, particolari. E il secondo perché è stata una cosa inaspettata e anche un po' di rottura con alcune scelte del passato. A me è piaciuta, è stato molto criticato l'episodio 8, ma a me è piaciuto. Mi è piaciuto tantissimo anche la... Proprio veramente il voler rompere col passato definitivamente, sia nel personaggio di Kylo Ren che in quelli vecchi che sono tornati. Cioè Luke è stato massacrato. Mm-mm. Però perché? Cioè, a me piace questa... mi è piaciuta questa introspezione, questo cambiamento, questo cambio, perché sennò i personaggi sono sempre piatti. Piatti, no? Cioè, giusto ci sia un'evoluzione. E il terzo... appunto che si chiude un cerchio perfetto in cui ci sono comunque insomma c'è lui, Kylo Ren, che diciamo prende proprio una strada divergente da tutto ciò che c'era stato prima e chiude un cerchio perfetto addirittura sacrificandosi, fa al contrario quello, insomma, è stato, mi è piaciuto molto, devo dire. Bene. Tutto, grazie. Bene. Ah, procediamo con la terza domanda, che in parte hai già risposto a una delle due che ti sto per fare, però se vuoi riprendere il discorso volentieri. Allora io ti chiedo, qual è il personaggio che ti è piaciuto più doppiare tra tutti? Magari adesso parliamo dell'universo Disney, però anche che non sia della Disney, insomma, decidi tu. E qual è stato invece il personaggio più difficile da doppiare? Qui già hai parzialmente risposto. Ce ne sono così tanti che mi sono piaciuti. Vabbè, diciamo che Loki mi diverto sempre tanto, ma proprio tanto a farlo, perché è divertente il personaggio, poi Tom Hiddleston è un attore che è proprio fantastico, quindi doppiarlo è sempre un piacere. Quindi direi Loki, il personaggio che mi diverte di più. Il personaggio più difficile... Allora, io l'anno scorso ho fatto un film... con Adam Driver, ed è stato in assoluto il film più difficile che io abbia fatto in vita mia. Si chiama The Report. È un film su tutto quello che è successo a Guantanamo, un film un po' di inchiesta, no? Fortissimo. Cioè, è stato proprio una sfida per me incredibile, perché lui è sempre proprio ai limiti della doppiabilità, Adam Driver, perché è molto intenso, c'ha tantissima energia quando recita. Perciò è facilissimo scollare dal viso. È un attimo, te lo perdi in un attimo. Parla veloce, è super intenso, super energetico. C'ha una fisicità importante. Perciò se te lo perdi mezzo secondo, scolli proprio dal viso, subito. In quel film era tutto quello che ho detto all'ennesima potenza, perché oltretutto c'aveva anche un linguaggio, lui faceva... non un avvocato, però faceva uno che lavorava per l'intelligence, insomma, faceva un'indagine, quindi c'era anche un linguaggio parecchio tecnico. Insomma, era proprio tosto, è stato veramente quindi una sfida. Non era facile neanche fare, cioè, proprio dire le cose che diceva lui. Esatto, cioè, dirle con quell'intensità, con quei tempi. È stato proprio una fatica pazzesca, però alla fine sono stato molto soddisfatto. Beh, del lavoro.
Di solito quando si fa più fatica a fare le cose, poi la soddisfazione sì. è doppia, no? E invece un personaggio, sì, sì, adesso sì, mi è venuta così, un personaggio a cui ti senti particolarmente legato, che magari ti ci rivedi anche. O... Sì, esatto. Che mi ci rivedo. Cioè, che ti senti particolarmente tuo, ecco. Che ti senti particolarmente tuo. Morti di Rick e Morti. No, non so, c'è stata una serie che mi sono divertito tanto a fare che si chiamava Chuck. Sì, facevo l'amico di Chuck, insomma. Molto carino, quel personaggio mi divertiva sempre tanto farlo. Poi un'altra serie che mi sono divertito da morire anni fa, hanno fatto solo due stagioni, Flight of the Conchords, si chiama, è una serie geniale, questi due che sono due musicisti sfigati neozelandesi che si trasferiscono a New York e sono super ingenui come dei bambini, e è surreale, è una cosa proprio veramente grottesca e surreale, fa morire da ridere. E abbiamo fatto un bel lavoro e mi sono divertito come un pazzo, cioè ogni volta che andavo a lavorare lì era proprio come dire vabbè sì, vado a festeggiare, cioè, è troppo divertente, mo porto un altro po' forte le pastarelle e ogni turno è troppo divertente. Quando così è bello. Ma visto che hai nominato le serie, adesso sì. Altra cosa che mi è venuta in mente invece di Once Upon a Time, che ci dici, che magari molti sono anche fan essendo magari un po' sempre sulle favole, sulla Disney, e comunque ha avuto un ruolo importante lì, anche lì, insomma. Lo so. Sì. Io non sono mai stato un fan di quella serie. Posso, se devo essere onesto... Certo, devi essere onesto. Assolutamente sì. Non lo so, perché a parte che... Allora, a me fare i buoni non mi è mai piaciuto. Ah, adesso che ho capito. Io mi diverto a fare i cattivi, come tutti, quasi tutti gli attori. Si che lì eri il buono per eccellenza, invece. Sì. Un po' così, azzurro, vabbè, però è durata parecchio tempo, diciamo, dai, mi c'ero, alla fine quando una serie dura tanto tempo, se non è particolarmente faticosa, ti ci affezioni, ci sono serie che magari quando sono finite ho anche un po' tirato un sospiro di sollievo, e non è questo il caso, però tipo che ne so, CSI, 15 anni di serie... Dopo un po' mi ero proprio stufato, cioè mi ero un po' stufato. Cioè, 15 anni. Cioè. Sì, no, invece altre serie, per esempio Supernatural, pure questa siamo sì. arrivati alla quindicesima sì. stagione, l'anno prossimo finirà, cioè in America è già finita, noi dobbiamo ancora fare l'ultima stagione, e quella mi dispiacerà da morire, perché mi sono proprio, quello mi piace, bello, mi piace. E invece di Gossip Girl, che hai doppiato uno dei protagonisti? A Gossip Girl come serie, boh, io non l'ho mai vista, cioè ho fatto soltanto quel personaggio lì, diciamo che quando ho fatto Gossip Girl non è stato facilissimo, perché lui non è facile da doppiare, parla a 3000, una cosa posso dire che io non lo sopporto, il personaggio che doppi in Gossip Girl, mi dispiace, non ce la faccio proprio a sopportarlo. No, neanche lo sopportavo tanto, se ti devo dire la verità, perché era un po' difficile da fare. E, ripeto, poi non è che c'è tutte le cose, anzi di solito le cose difficili mi divertono perché sono un po' delle sfide, no? Però il personaggio non è che mi stesse particolarmente simpatico, però ho cercato di farlo, insomma, al meglio delle mie possibilità. Poi lui l'ho rifatto invece in You. Che è una serie pazzesca, bella tosta, però lui è stato bravissimo, proprio bravo bravo. Quella non l'ho vista, col fatto che lui non mi era piaciuto tantissimo in Gossip Girl, quando ho saputo che faceva You, non lo so, non mi ha trascinato, però se dici che è bella, a questo punto cercherai di recuperarla. È inquietante, molto inquietante. Perché se ti piacciono i thriller, è scritta proprio bene. Cioè ti prende, episodio dopo episodio, dici, oh mamma mia, mo che succede? Cioè ti cattura proprio. E chiaramente è un po' disturbante, perché molto. Non è uno che sta proprio bene, il personaggio certo. protagonista, sta proprio fuori come una zucchina, in realtà. È un po', diciamo, un po' alla Dexter, no? Se vogliamo, sì. come tipologia di serie.
è un po' strana, però è scritta veramente bene, piena di colpi di scena. Invece per quanto riguarda, sì, Gotham, che io ho visto, mi manca l'ultima stagione perché su Netflix ancora non è uscita, io l'ho amata molto, almeno fino alla quarta, ho sentito un po' di critiche sulla quinta e il tuo personaggio che era Enigma, a me piaceva tantissimo, non so se ti è piaciuto doppiarlo, era uno di quelli che invece... No, mi sono divertito doppiarlo, Enigma è figo, perché poi c'era la doppia personalità, quindi era super figo da fare, cioè potevo metterci un sacco di cose, di sfumature, era proprio divertente. Poi quell'attore pure è bravissimo, sì. Mostro, bello. Come serie ti è piaciuta? L'hai vista oppure sempre? No, più? Non l'ho vista. Cioè io alla fine purtroppo non guardo tantissime cose, quelle che doppio poi sì, no. Cioè, non se capita, cioè le guardo soltanto se è una cosa che effettivamente mi può piacere. Certo. Poi non... Negli anni l'ho un po' persa l'abitudine di guardare la TV, cioè, sarà strano, ma cioè, a me non piace doppiare i documentari, ma mi piace un sacco guardarli. Perché è proprio una cosa che non fai, quindi dici almeno guardo un qualcosa, se no diventa pesante. Ma non ti piace risentirti? Cioè, anche questa è anche una domanda che abbiamo fatto ad altri... Cioè, la cosa della voce, comunque, come dicevo anche in altre dirette, ognuno di noi comuni mortali, cioè, odia di sentire la propria voce, magari in un vocale, in qualcosa. Però voi doppiatori, che comunque avete una voce molto molto bella, soprattutto, ecco, ai vostri livelli. Allora, è una mia curiosità, mi chiedo se anche a voi dà fastidio, però, ecco, non dovrebbe darvi fastidio. No, beh, dipende, cioè, nel senso che, allora, io ho un po' un problema... in generale a riascoltarmi sulle cose che faccio, perché poi sto là e non me lo godo, perché dico, ah, questa la potevo dire meglio, ma questa me l'ha fatta dire così, invece la volevo dire in un altro modo, ma cioè, riascoltarmi non è mai piacevole, di solito, perché sono ipercritico, però no, riascoltare la mia voce... In generale, no, dipende, non lo so. Se mi riascolto un vocale che mando a un amico, dico, mazza, parlo così la manaccio. Ok. No. Allora, passiamo a parlare di un'altra delle saghe super amatissime, che è Harry Potter, perché tu hai doppiato Cedric Diggory. Sì. E quindi... ti volevamo chiedere, tu sei fan di questa saga? Perché tanti doppiatori che hanno fatto Harry Potter non è piaciuta. No, noi ce ne siamo molto fan. Sì, sì, no, mi è piaciuta un sacco. Io poi, figurati, sono appassionato di fantasy. Io mi devo... sono immaginato massimo. Non sono, nel senso, non sono uno di quei fan che sa menadito tutte le cose. Certo. No. Uh-huh. Però mi piace, cioè quell'immaginario è bellissimo, tutto quello che ha scritto è veramente fantastico, pazzesco. Cioè ti fa proprio andare in un altro mondo con la fantasia, è stupendo. Che si può dire? Grazie, solo grazie si può dire. È vero. E tu in che casa di Harry Potter ti senti? O comunque non so se hai fatto il testo. Non è detto, però. No. Grifondoro. No. Mannaggia. Ciao. Che speravi? Poi, tasso rosso. Come Cedric. Lei è tasso rosso. Vabbè. No, e poi una curiosità. Siccome appunto Cedric Diggory l'ha interpretato Robert Pattinson, che poi qualche anno dopo ha fatto praticamente Twilight. Però perché tu Twilight doppi Jacob? No, dovete chiederlo ad Alessandro Rossi, il direttore di doppiaggio. Me lo sono chiesto anch'io, però... Ma sai che ognuno ha la sua idea di voci, di come recitiamo, cioè... Il mondo è bello perché è vario, no? Quindi a volte, diciamo, ci si trova sulla stessa lunghezza d'onda, altre volte qualcuno la pensa diversamente, quindi... Oh, poi penso che Stefano ha fatto un lavoro eccezionale, quindi... Sì. Cioè, non c'è proprio niente da dire, quindi... Ma ti sarebbe piaciuto doppiare Edward o hai preferito poi col senno di poi
diceva Jacob, ma sì. Non lo so, non... ma a me va bene, mi va bene pure così. Non so, magari che ne so, magari non... avrei fatto la mia versione di Edward, certo. Chi lo sa, sicuramente mi sarei divertito, sarebbe stato divertente lo stesso. No, vabbè. Non lo so, francamente non me la sono mai fatta questa domanda. Te le facciamo non noi. Rispondere. Non saprei. Quindi se non te la sei mai fatta, evidentemente va bene. Ti è andata bene così. Va bene così. Ti è piaciuto essere Lupana. Grazie. Sì. Che è licantropo. Se no Miriam... licantropo. No, 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 vero, licantropo. Scusate. Allora, la prossima domanda è... Qual è il film in cui compare Loki che preferisci? Allora, secondo me il più divertente è l'ultimo, è Thor Ragnarok. Beh, l'ultimo sì. Della trilogia, perché è proprio divertente, ha delle battute esilaranti. Alcuni, vedi, alcuni a volte hanno criticano la Disney... Perché, vabbè, ho capito, sembra di guardare una sitcom. Vabbè, a me, cioè, a me personalmente, io mi diverto un sacco. Cioè, vado a vedere Thor, ma aspetto... Cioè, il primo era super serio, no? Anche troppo. È bello anche, appunto, che ci sia un po' di variazione ogni tanto. Cioè, che qualcosa ti stupisca, perché se no, veramente, uno deve... Cioè, se vai al cinema a vedere esattamente quello che ti aspetti, ma che pizza, però, scusate, no? Bello pure stupirti ogni tanto. C'è la scena del chiamato aiuto che a me mi ha fatto ogni volta. Sì, sì, quella stupenda. È la più bella. Sacco. Quando l'ho vista sono morto dalle risate. Non faccio chiamato aiuto, no? Invece il tuo Avengers preferito qual è? Allora, dunque, io fin da ragazzino il mio personaggio preferito è sempre stato l'Uomo Ragno. Poi c'è anche un mio carissimo amico che disegna l'Uomo Ragno per la Marvel da 15 anni, 20 anni, non so, da un botto di tempo. Stefano Caselli, ciao Stefano, lo saluto. Salutiamo. Quindi, insomma, l'Uomo Ragno è sempre stato il mio preferito. Poi però, quando ho visto i film, è Iron Man. Stupendo, c'ha delle battute che tutti vorrebbero dire. È geniale. È veramente è un personaggio geniale. Un bel geniale. Personaggio, sì. Perciò loro due sono i miei preferiti in assoluto. Bene, ok. Intanto c'è Lele che è comparsa. Nel mentre. Colgo l'occasione per salutare tutti, vi chiedo scusa. Ho avuto un po' di problemi, quindi mi sono collegata all'ultimo. Ciao. Ciao. Volevo chiederti... Ah, sì. Intanto vai, vai. Cosa? No, vai, vai. Ok, intanto volevo chiederti, è stato più difficile doppiare attori del calibro di Tom Hiddleston che hanno anche una preparazione teatrale, oppure paradossalmente è stato più difficile doppiare chi ha fatto solo cinema? Guarda, no, è difficile rispondere perché non è non la vedo come una... diciamo, biforcazione in cui o una cosa o l'altra, è variabile, perché Tom Hiddleston sì, ha una formazione teatrale, si vede, ma comunque anche se non avesse avuto una formazione teatrale sarebbe comunque stato estremamente espressivo. Diciamo che la sua formazione teatrale lo predispone di più a certi ruoli teatrali, quindi può avere una preparazione maggiore per fare quella tipologia di ruoli, ma sicuramente se lo mettono a fare un ragazzo di strada lo fa benissimo. Non ho particolari difficoltà, diciamo. La cosa che conta sempre è, diciamo, l'espressività, cioè l'attore deve essere espressivo, comunicativo, recitare con gli occhi soprattutto. Quando un attore riesce a fare questo, può veramente anche dire due parole, ma hanno un peso incredibile, oppure ne può dire 30, ma sono vuote, e allora io fatico. Doppiare gli attori, la differenza è se uno è bravo o no. Per me doppiare gli attori bravi è molto più stimolante, molto più divertente e molto più facile. Io ho sentito anche colleghi o insomma altre persone dire che ma se un attore però è molto bravo è difficile stargli appresso perché fa delle cose, è anche vero che se certe cose
non ce le hai, non sei in grado di replicarle, di farle, diventa un incubo, ok? Però è pure vero che un attore bravo ti fornisce tutta una serie di chiavi di lettura del personaggio, sfumature, che magari, quella poi è la cosa che io trovo particolarmente stimolante e divertente, che magari tu non ci hai pensato. Cioè, tu leggi la battuta prima di vedere la scena, lì sul copione, intanto che stanno cercando l'anello da mettere sullo schermo, e dici, ah, ok. E ti fai un'idea di come la dovresti dire. Poi vedi la scena, vedi come la fa l'attore, dici, vedi, non ci avevo pensato. Guarda come l'ha risolta. Mm-hmm. Questo soltanto gli attori proprio veramente molto molto bravi ti stupiscono sempre, e quindi là diventa divertente, perché devi uscire un po' fuori da come l'hai pensato, dagli schemi tuoi, diciamo, dalla tua comfort zone, no? Ci devi un po' uscire per andare appresso a qualche cosa di diverso, e quello è il momento in cui poi ti arricchisci e impari ancora di più. È stimolante, quando succede è stimolante. Perciò invece, tornando alla domanda, quando invece fai un attore che, a prescindere se ha avuto un percorso teatrale o meno, comunque è poco espressivo, io vado in grandissima difficoltà, perché se io provo ad aggiungere qualcosa in più, scollo dal viso. Quindi diventa un problema. Devo, diciamo, mettermi al suo livello, e se scendo, scende pure quello che poi arriva. È molto difficile riuscire poi a conciliare le cose. Di solito noi dobbiamo imparare a recitare a livello dell'attore. Non è sempre facile. Va bene, grazie. David, innanzitutto volevo ringraziarti per l'ottimo lavoro che hai fatto per il personaggio di Loki, perché è il mio personaggio preferito dei film Marvel. E probabilmente anche il fatto che tu hai dato la voce a questo personaggio, cioè io ho proprio amato ha influito, sì, perché io ho amato i film Marvel proprio grazie a Loki, quindi grazie, mi ha fatto scoprire questo mondo. Quindi la mia domanda è proprio su Loki. Cosa pensi dell'evoluzione di questo personaggio nel Marvel Cinematic Universe? Mi dispiace che ha fatto alla fine che ha fatto, adesso non sappiamo che succede, perché io non so niente. Però no, la sua evoluzione in realtà non è che ha fatto, sì, una breve evoluzione, perché lui, diciamo, è partito che era proprio un po' cattivello, poi dopo si è un po' redento, però alla fine ce l'ha sempre un po' questa vena malignità, cattiva, sì, nasce proprio per questo. diciamo esatto, che la sua costanza è la sua caratteristica, perché lui proprio c'ha una pulsione, non ne può proprio fare a meno, cioè gli riesce proprio, no? Ci prova a contenersi, ma purtroppo è la sua natura, non può farne a meno, quindi questa è una cosa che mi piace molto di lui. Io penso che, cioè, lui è partito subito forte, secondo me neanche loro si aspettava, la Marvel neanche si aspettava un'esplosione del genere di quel personaggio. Poi la gente è impazzita, quindi hanno provato, diciamo, un po' a tirarlo fuori, a spremere il personaggio più che potevano. E peccato che poi invece alla fine, insomma, è rimasto poco, cioè, a parte, cioè negli ultimi film, quelli degli Avengers, insomma, è stato veramente poco presente. Però hanno pensato di dedicargli una serie. Appunto, sì, l'anno prossimo ci sarà. Mi sapete dire qualcosa? Perché io non so niente. Quanti episodi sono? Quando andrà? Vai, Fabio. Se non lo sai tu. Lo farò io. Che uscirà l'anno prossimo. Informeremo a vicenda. Per adesso c'è solo un trailer che è uscito al Super Bowl, in cui hanno mostrato varie scene, e quella di Loki è solo una, piccolissima. Quindi sappiamo solo che uscirà l'anno prossimo. Mi parla, ma... è una frase, dice... E qua non è arrivata, o se è arrivata non l'ho fatta io, quindi... No, non l'hanno proprio doppiata il trailer, cioè hanno lasciato originale. Ah, ok. Però, ecco, appunto, guarda... La serie poi arriverà in teoria su Disney Plus, sì. Quindi... L'anno prossimo. Speriamo che sia tu di nuovo a doppiare. Beh, dai, per forza, scusa. Ma sì, sì. No, no. Ci ribelleremo tutte. Facciamo una petizione, vabbè. Esatto. Voi siete, cioè, i fan sono le uniche persone che possono cambiare le cose. Appunto. Faccelo sapere se non ti chiamano, che ce lo siamo se noi. Se lo puoi dire, faccelo sapere.
Ma adesso ci stanno, con tutte queste piattaforme che stanno venendo fuori, le cose stanno un po' cominciando a cambiare, per fortuna, perché loro sono molto attenti a, insomma, al gusto del pubblico. Alcune volte, cioè, ci sono state delle ribellioni popolari per alcune scelte fatte, e per esempio Netflix si è adeguata in alcuni casi e ha detto, vabbè, ridocchiamo, non c'è problema, scusate tanto, è stato fatto, perché ci hanno... ci tengono a fare un buon lavoro, e soprattutto poi ci tengono a non perdere, a non avere critiche, a non perdere pubblico. Perciò diciamo che ormai le vostre preferenze possono fare un po' la differenza, veramente. Prima non era così, prima se ne sbattevano proprio, non gli fregava niente. Sì, è adesso vero. Sono un po' cambiate. Ma infatti a noi fans toccateci tutto tranne che i doppiatori. Sì, che... quando ci cambiano... Ma anche se scelgono un altro, diciamo, doppiatore bravissimo, purtroppo, cioè, non è lo stesso, capito? Quindi esatto, quando ti affezioni al personaggio, ti affezioni anche alla sua voce, è normale. Non è una questione di bravura, perché poi appunto siamo in tanti bravi, è una questione proprio di che uno si affeziona, e quindi poi ti cambiano una voce, c'hai un momento di smarrimento e ti perdi comunque parecchie scene, perché se là dici, oddio, no, ma chi è? Ma perché? Esatto, vero. Vero. Così. Me la dico pure io, cioè anch'io quando faccio, che faccio questo lavoro, quando sento che mi cambiano una voce a qualcuno e non me l'aspetto, cioè c'è un momento e dico, no, esattamente, perché io sono pubblico alla fine, no? Quindi, certo. La barca. Bene, adesso dopo comunque abbiamo fatto un po' un excursus di tutti quanti i doppiatori, diciamo che i doppiatori, i personaggi che tu hai doppiato. Adesso però la domanda viene spontanea: l'hai mai incontrato un attore che tu hai doppiato? C'è mai stato modo? Sì, ho conosciuto proprio Tom Hiddleston. Raccontaci. Allora, l'ho conosciuto all'anteprima a Roma degli Avengers. Ecco. E stavamo su red carpet, eravamo già passati, stavamo in attesa di entrare, e c'era, vabbè, stava pure Scarlett Johansson, c'è stava Chris Hemsworth. È la stessa che ci ha raccontato Domitilla, infatti. Sì, è la stessa occasione, esattamente. E allora a un certo punto arriva Roberto Morbille, che diciamo è il capo edizione, insomma, che faceva da tramite con la produzione, e Mirella mi fa, oh, lo puoi conoscere Tom Hiddleston? Certo, sì, però voglio. Ti volevo pure salutare, ti volevo conoscere, dico, ma che davvero? Dai, sì, come no, vado là, me lo presentano, alto. E lui simpaticissimo, proprio alla mano. E la prima cosa che mi fa, mi dice, so che mi hanno detto che hai fatto un ottimo lavoro, complimenti, bravo. E io, grazie. E io subito ho detto, guarda, io devo ringraziare te, perché tu sei stato talmente bravo che hai reso il mio lavoro facile. E lui mi ha detto, grazie mille. E poi abbiamo un po' chiacchierato, mi ha detto, senti, ma ti va se mi dici una battuta di Loki in italiano e io poi te la recito in italiano? Oh, bellissimo! Oh, che bello! E ho detto, guarda, ho detto, Tom, noi non le impariamo a memoria le battute, perché noi abbiamo il cotone lì e lo vediamo lì al momento, poi le preparate, le imparate a memoria, mannaggia! Vabbè, allora facciamo così, io te la recito in inglese e tu me la traduci in italiano e io poi te la rirecito in italiano. Allora gli ho fatto così, e però io ero super imbarazzato, cioè sembravo un deficiente, veramente, balbettavo, ero totalmente emozionato. È stato simpatico, poi ci siamo messi un po' a chiacchierare, mi ha detto che comunque lui era stato in Italia a studiare tanti anni prima, ha passato un periodo in Italia. E quindi, insomma, era molto alla mano, molto, molto tranquillo. Purtroppo non c'è stata occasione di poi parlare di più o scambiarci contatti, cose varie, però, insomma, sono inconsapevole, devo dire. Bellissimo! Wow. E te la ricordi la battuta che poi hai recitato in italiano? Qual era? Sì, è proprio il monologo che lui fa... Che sappiamo chi è.
Sì, esatto, quello lì. Okay, allora vediamo dopo. Ce la fai dopo. Ok, prima di quello, un'altra classica domanda di rito che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti, cioè parlando di film Disney più in generale, qual è il tuo preferito e il personaggio, magari a parte quelli che hai interpretato tu, insomma, che più ti rappresenta o comunque più ti è rimasto nel cuore, non so. Difficile. Allora, sicuramente film che boh, mi è un po' più rimasto, che mi è piaciuto di più, è vabbè, La spada nella roccia, perché cioè, io, a me piace il fantasy, quindi insomma, sai, a parte che i disegni sono incredibili, cioè, io ho costruito tutto il mio immaginario fantasy quando comunque già a 8 anni avevo iniziato a giocare a Dungeons and Dragons, a leggere i libri game negli anni 80, cioè, avevo costruito un immaginario su quel film, cioè avevo visto La spada nella roccia perché ero un bambino, vabbè il film è del 63 però comunque l'ho visto e io mi immaginavo tutto così, cioè è rimasto proprio in tre, mi piaceva un sacco e personaggio boh, non saprei proprio risponderti, non lo so, così non saprei che dirti. Vabbè, fa niente, boh. Non importa. Ne sono talmente tanti che effettivamente è difficile. Allora, passiamo a leggere qualche domanda dai commenti. Fan. Mm-hmm. Allora, ragazzi, innanzitutto, se avete qualche domanda, scrivetela, così scende nei commenti e li leggiamo meglio. Esatto. Volevo farti una domanda mentre aspettiamo. Sei mai stato a Disneyland? No, sono stato a Euro Disney, sì, da adolescente. A Euro Disney, però in America no. Allora anche tu devi tornare a Disneyland Paris con noi. Perché noi organizziamo i viaggi. Organizziamo, sì. Esatto. È vero? Sì. Ci andiamo in media 3 volte all'anno, più o meno, 4, sì. Dipende dal periodo. Beh, adesso no. Però ecco, in media 3-4 volte all'anno ci andiamo. 3-4 volte all'anno? Perché portiamo i fan della nostra base. Organizziamo proprio viaggi in collaborazione con un'agenzia di viaggio di Isola Bianca, la nominiamo e li salutiamo. E quindi sì, noi siamo accompagnatrici a turno comunque, non sempre tutte e 7 come ci viene. A turno accompagniamo i fan, insomma, a esplorare i Disneyland Paris, cioè Euro Disney. Sì. Allora, un po' di fan chiedono cosa ne pensi di Pedro di Paso Adelante. Prossima domanda. 1, 2, 3. Ma vabbè, io lo so che me l'hanno fatta apposta questa domanda, ma io lo so perché io, cioè, più volte ho detto che io proprio non avevo proprio non piacere a farlo. Dovevo, no. Quindi, insomma, è stato un po' una parentesi un po' buia, diciamo. Come dire. Forse quello era il caso quando c'è gli attori forse non troppo bravi. Quindi... No, diciamo anche il prodotto. Esatto, il prodotto, vabbè, sai, le soap opera, purtroppo, che vuoi fare? Sono quello che sono, cioè non è che c'è poco budget, c'è poca preparazione, tutto un po' così, tutto un po' di bassa qualità, quindi... Anche di conseguenza pure la nostra lavorazione, cioè è un po', volendo anche un po' frettolosa, ma c'è poco da fare, cioè non è che voglio dire, puoi tirar fuori il sangue da una rapa. Mica posso fare i miracoli, quindi insomma, è un po' il disagio, sai, e quindi è stato un po' difficile. Insomma, come dice René Ferretti in Boris, mamma mia, monnezza che ho fatto. Che si può dire? Vabbè, sì, certo. Ognuno ha la sua opinione. Grandissima citazione di Boris. Poi chiedono, ti ricordi qualcosa di una mamma per amica? Come no, voglia. E mi ricordo, sì. Mi piace un sacco farla, era proprio carina quella... Carina, poi mi ricordo questi dialoghi a raffica, botta e risposta, ta, 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 ta. E in quei tempi era ancora divertente perché
il doppiaggio si faceva non insieme, tanto in colonna separata, ma si faceva insieme, quindi io e Miriam c'avevamo tutti questi botte e risposte veloci veloci, quindi era divertente, insomma, molto spesso ci accavallavamo, dovevamo stare attenti a non ad avere i tempi giusti. Era proprio carina quella serie. Quella è stata una serie quando poi hanno cambiato appunto la doppiatrice di Rory e noi fan. Davvero? Sì. Ah, perché poi non l'ho più seguita. Nelle ultime serie hanno cambiato la doppiatrice della protagonista e quindi là, per quanto brava, però ti dà fastidio da fan della serie. Sì. Ma quindi adesso tutti i doppiaggi che fate sono tutti separati, non doppiate più insieme, niente? Di rado, molto di rado, per vari motivi, perché comunque un po' ce lo chiedono, perché soprattutto sui film è più prassi, è più comodo che sia così, perché così hanno tutte le piste separate ed è facile fare il missaggio. Certo. Un po' perché poi anche le società sul seriale vogliono ottimizzare i tempi, perché cioè, se io vado da solo, mi faccio tutte le scene mie, faccio più roba, invece se devono mettere tutte le scene con tutti quelli che parlano insieme, i turni diventano molti di più, quindi significa spendere più soldi per affittare le sale, allungare i tempi certo. di consegna. Invece i clienti chiedono consegne sempre più brevi, le società si trovano un po' strozzate a dover trovare dei modi per accorciare i tempi e quindi poi anche a noi quindi ci chiedono le colonne separate, che a volte ci fanno anche comodo, perché io posso lavorare di più se faccio una colonna separata, perché una serie intera la faccio, una serie di 20 episodi in 10 turni. Cioè, 10 turni di colonna separata, in 2 settimane ho fatto. Capito? Una serie di 6 episodi o 8 episodi la faccio in una settimana. Cioè, io l'ho fatta in 2 settimane, e 2 settimane per una serie di 10 episodi, ma perché erano tutti i turni di colonna separata e lui parla il 90% delle scene, tutta voce pensiero. L'ho fatta in 2 settimane, 3 turni al giorno. Mi sono separata da solo, cioè tornavo a casa e parlavo da solo col muro. Come è un po' alienante, però loro riescono veramente a ottimizzare i tempi di produzione. Per noi è molto faticoso perché veramente lavori. Tu immagina che allora un turno di doppiaggio dura sempre 3 ore. Il massimo di righe che si può fare è sempre lo stesso, però se stai da solo te le fai tutte te. Ci sono altre persone, le dividi con altre persone, quindi tu immagina che ti fai invece tutto il giorno 3 turni di colonna separata a parlare da solo. Cioè, sai, proprio sei devastato la sera. Devastato, ci credo. 9 ore concentrati, ragazzi, è veramente dura, tutti i giorni è veramente dura. Sì, ci credo. Ma per voi, cioè per te comunque è più facile doppiare da solo oppure avere una risposta, non lo so, ti piaceva di più, ti aiutava di più, era più... No, è molto più bello doppiare insieme, più stimolante, ti fai una prova insieme, poi puoi fare una figura col collega, è un'altra cosa. Quindi ti manca da solo, sì, ho voglia. No, da solo il vantaggio è che se sei in giornata, sei sveglio, sei rapido, te ne vai pure, cioè... Vai come un treno, prendi il ritmo e magari finisci pure prima. Però non è che lavora necessariamente per finire prima, cioè uno lavora per fare una cosa fatta bene. Perciò uno si diverte di più e trova anche più stimolante magari averci il collega, perché insomma ti dà la battuta, c'è uno scambio. A parte la questione lavorativa, anche poi l'aspetto umano, che ti fai due chiacchiere, oh, che fatto, sono veramente persi di vista quasi tutti. Cioè, non ci vediamo più, ci vediamo solo nei salotti del doppiaggio 5 minuti prima di iniziare il turno. Oh, come stai? Ah, ma sei ammazzato, sei cambiato, non ti vedo dopo 5 anni. Meno. In merito a questo chiedono... Chiedono com'è il tuo rapporto lavorativo con Stefano Crescentini? Ottimo. Vabbè, Stefano è un po' una specie di fratello maggiore, cioè, ha sempre preso un po', diciamo, come dire, preso un po' come un fratello minore in molte circostanze, cioè quando c'era un po' anche da difendermi in certe circostanze
mi ha difeso, abbiamo un ottimo rapporto. Poi non ci sentiamo perché non è che ci frequentiamo, però siamo cresciuti insieme, cioè con tutti quelli, diciamo, dell'età sua, dell'età mia, insomma, ci conosciamo veramente da quando avevamo meno di 10 anni. Quindi poi, pure se uno non si fa le vacanze insieme o non si fa la cena insieme, comunque c'è un rapporto, sì, c'è un rapporto comunque di un certo tipo, stretto, perché se vedi dopo magari 6 mesi, 7 mesi che non ti vedi, ti sembra sempre comunque di conoscere quella persona da un sacco di tempo, perché l'hai vista crescere. È un po' come se rivedi voi, i compagni delle elementari, no? Cioè, è così. Poi c'è una domanda carina sempre su Star Wars, visto che sei fan. Chiedono se hai visto The Mandalorian e in caso cosa ne pensi. No, non l'ho ancora vista. Non l'ho ancora vista. Ma me l'hanno detto tutti. Infatti sto molto sì, non vedo l'ora. Poi chiedono: qual è il miglior aneddoto di Loki secondo te? Miglior aneddoto? Un aneddoto, cioè forse aneddoto in sala di doppiaggio, penso. Sì. Scusate la pausa, ma cosa ci vedete? Lo mettiamo messo in difficoltà quando stasera. Quando chiediamo qual è il miglior. Sì, infatti. No, non lo so, aneddoti particolari, boh, non mi vengono in mente. Mi viene in mente, vabbè, però sai che, cioè, se mi vengono in mente cose noiose e poco piacevoli, anche posso pure non dirle. No. In mente una cosa poco piacevole, perché la devo dire? No. Quindi, niente contro i colleghi, per, semplicemente che allora, che era il film di 2 anni fa, non stavo a posto con la voce quando sono andato in sala, non stavo bene, cioè, ho avuto qualche problema e mi sono messo un po' strizza, perché al primo turno il direttore mi ha detto no, non puoi, cioè non sei te. No, come non so io? Oddio. No. Vattene a casa, vai a casa, vai. Torni un'altra volta. Dico, oddio, no, che vuol dire? Che mi sostituisce? No, dico per il tuo bene, cioè, vai a casa, ti fai i fumetti, ti riposi la voce, e poi quando stai meglio vieni, così, insomma, puoi farlo come lo sai fare. Allora, mi sono tranquillizzato e poi sono tornato e stavo bene. Però mi ero un attimo... ci credo. Immagino che ogni sfumatura si sente tantissimo comunque in sala doppiaggio, no? Dico, qualsiasi sfumatura della voce, anche se uno sta poco bene, un po' un raffreddore, un qualcosa, penso che si sente, forse un po' incide, no? Si sente pure se dormi poco, lo sai? Immagino. È il microfono non perdona, ragazzi, è una cosa veramente micidiale. Si sente tutto. Perciò devi fare, per stare sempre su quello standard, devi fare quasi una vita da atleta, cioè devi stare attento a tutto, non puoi far tardi, non puoi bere, perché se lo fai... Vabbè, non è per te allora. Se tu puoi farlo, tu c'hai una fibra indistruttibile, per cui io ho visto alcuni colleghi che veramente arrivavano sfasciati, ho letto il divanetto a dormire, tocca a te. Sì, arrivo. Chiavi da sole scuri, sai, per non far vedere. Poi si mettono là, vai, incidi. Improvvisamente, buona la prima, super chiaro. Io li guardo e dico, ma come fate? Cioè, ma chi siete? No, io sono uno di quelli invece che purtroppo si sente subito. Se ho dormito già 2 ore di meno, proprio, la mascella di marmo. Non capisce niente. Quindi devo stare attento. Ci sono altre domande? Sì, ce n'è una lunghissima. Una molto lunga, infatti stavo vedendo. Allora, non so quanto sia valorizzato il doppiatore in Italia, ma mi chiedo se nell'ambiente pensate mai di imparare alla perfezione l'inglese e fare carriera in America, dove forse si è valorizzati di più. A me sembra il contrario, però infatti no, Italia... forse come attore, come semplice attore, non come doppiatore forse. No, dice proprio come doppiatore in Italia. Dice come doppiaggio.
In realtà in America non li doppiano i film. Cioè ne doppiano pochi, cioè, ecco. Loro, anche perché si guardano perché loro fanno gli attori. Vabbè, giusto, forse quelli d'animazione, film d'animazione. Sì. No, nemmeno sì. Tanto perché i film d'animazione prima vengono girate le scene e poi viene montata la scena sì, sui doppiatori. Prima registrano, esatto, poi fanno il disegno sulla voce degli attori. Sì. Esatto, quindi però, pure lì non è che si parla proprio di... Sì, sì, però non è doppiaggio come quello qui in Italia, comunque in altri paesi. No, è vero, è completamente diverso, cioè, a meno che loro non importano un prodotto da doppiare, sì, in quel caso lo doppiano e sono bravissimi quando lo fanno, e i cartoni loro, cioè prima vanno in studio, registrano l'attore che fa il personaggio e su quella registrazione fanno il disegno dopo, è così. Quindi, allora, io l'attore non l'ho mai voluto fare, cioè ma proprio zero. C'ho avuto un breve periodo di interregno, sai, quando a ridosso dei 20 anni, no? Ma non sapevo bene, c'avevo un po' di possibilità, posso fare, che cosa voglio fare? C'ho avuto un momento brevissimo in cui effettivamente mi sono chiesto se potessi fare l'attore, se mandava, non lo so, così. E c'ho avuto una sola esperienza su un set di una fiction italiana. Ed è stato, cioè, altro che Boris, ragazzi, veramente, sono proprio oltre, ma è una cosa incredibile, ai confini della realtà, cioè vi dico solo, sono arrivato lì, questa la devo raccontare perché fa proprio ridere, ora non voglio citare né nomi né persone, per carità. Non ci diamo, tranquillo. Allora, avevo 19 anni, ero neopatentato. Quindi mi convocano inizialmente, mi dicono, allora devi andare sul set, ti verrà a prendere la macchina la mattina presto, tu c'è la convocazione alle 10 al lago del Turano vicino Rieti. Benissimo, ti verrà a prendere la macchina, quindi stavo tranquillissimo. Il giorno prima mi telefonano, la macchina non ti viene più a prendere, ci devi andare da solo. Io appena preso la patente non ero, cioè manco la tangenziale, cioè un'ansia incredibile, mi alzo tipo alle 4 di mattina, alle 7 stavo lì, cioè la convocazione era alle 10, alle 7, tipo 7 e mezza. Per l'ansia. Scendo ci stavano tutti i camion, no? Con insomma quelli che stavano già tirando fuori le cose. Parcheggio, ma vicino, buongiorno, senta, ragazzi, via qua, prendi il cestino, portalo a quello, ma no, scusi, io sarei un attore, che sei te, un attore, ragazzi, per favore, prendi il cestino e portalo a quello, ma io prendo questo cestino, l'ho fatto, salve, buongiorno, ma tu chi sei io, ma che ci sta a fare qua, mica ci porta, no, io volevo portare il cestino, perché tu mi hai detto di portare il cestino, ah, vabbè, grazie, ma mo, beh, che vuoi? No, io sarei un attore, ancora, ma che attore, ma c'hai 12 anni, no, veramente ho 19 anni, cioè, sono convocato, ma davvero, ma con chi stai, gli dico il nome del regista, scusa, senti, allora fai una cosa, vai al tuo camerino, vai là, va, così aspetti, entra il camerino, mi metto seduto, un po' entra una, era il suo camerino. Mi hanno detto di entrare qua, scusa. No, ma questo è il mio camerino, adesso vado a protestare con la produzione, vai fuori, c'è una cosa per... Cioè, questo è solo l'inizio, la prima mezz'ora. È stata tutta la giornata, una cosa veramente... Un incubo. Grazie, ma è più, non fa per me, arrivederci. Ah, ha fatto proprio di ok, l'attore non fa per me. Ha perso 3 anni di vita quel giorno. È stato proprio così dentro la gabbia delle leoni. Sono proprio le macchie per lo stress. Poi quando mi hanno dovuto truccare, la truccatrice, ma io mica posso fare miracolo, ma che hai fatto il faccio? Sono un po' nervoso, capito? A me mica mi pagano per fare miracoli, però, senti, vabbè, voglio fare miracoli. C'è pure così. Un trauma. Un trauma. Un'esperienza traumatica. Non è iniziato bene, insomma. No. Senso, no. C'è gente che ha la vocazione. Ecco. Fate con la vostra vocazione, andate tranquilli. Lasciamo agli altri. Allora, se le domande... Ci sono altre domande? Chiedono se sarai tu la futura voce di Tom Cruise. Non so perché.
lo fa mio padre, Tom Cruise. No, no, quindi sarai lui. Tu? È vero. No, ma proprio no, raga. Ma poi, quale capitolo di Twilight ti è piaciuto di più? Chiedono. Nessuno. Primo? Il primo. Perché c'è due battute. Il primo. No, che me, no, ma io, cioè, guardo il film, nel senso, il primo film c'era un po' di ritmo, il secondo mi sono quasi addormentato. No, vero, sì, io sono d'accordo. Pure io. Pure io. Il secondo è vero. Purtroppo è vero. Il terzo forse. Infatti dal secondo in poi non l'ho più visti, quindi... Il primo era pure la novità. No, il primo era il più bello. Il primo dai, sì, più bello. Sì. Ah, pure il terzo è bello, mi piace il terzo. Non l'ho visto, quindi... Tutta la... Non me lo ricordo purtroppo bene. Mi ricordo il primo e il secondo. Poi va. Che in realtà poi i film sono cinque. Cioè, nel senso, i libri sono quattro, ma i film sono pure cinque. L'hanno diviso in due, sì, esatto. Sì. Ricordo che al terzo parlavo abbastanza. Questo un po' mi ricordo. Nel terzo sì, ma no, pure nel secondo. Anche nel secondo. Secondo anzi, nel secondo pure di più. Pure di più. Sono passati 10 anni, ragazzi, quindi alcune cose non me le ricordo molto. E poi... Vabbè, una saga imparagonabile rispetto a Harry Potter, c'è da dirlo. Sì, beh, sono molto diverso. Poi... Poi chiedono qual è proprio in assoluto il tuo episodio preferito di Star Wars? Tra tutti. Con le migliori cose di mettiamo in sì, le cose preferite sono sempre... Episodio, vero, episodio. Episodio 6. Ah. Vabbè. Beh, sì. Vabbè, raga, comunque sì, per carità, cioè... Bisogna anche considerare le cose quando escono. Allora, io sono il primo a dire che a me piace tutto, mi piace anche la criticatissima episodio 1, 2 e 3, cioè, mi piace tutto. Però episodio 4, 5 e 6, inquadrato nel contesto storico in cui è uscito, è stata una cosa... Cioè, io, vabbè, non ero ancora nato, cioè, sono nato, io sono del 78, quindi proprio in quegli anni lì. Però io l'ho visto qualche anno dopo, ma già, comunque, ancora negli anni 80 era una cosa veramente rivoluzionaria. Mm-hmm. Perciò inquadrato in quel periodo lì, io ho la fortuna di averlo vissuto poco dopo che è uscito, proprio diciamo nel periodo suo. Cioè, una cosa che veramente ti cambiava tutta una serie di cose nella tua fantasia, cioè ti alimentava veramente, perché in quegli anni, negli anni 80, ragazzi, sono usciti dei film veramente incredibili. Incredibili, cioè è stato un decennio d'oro. Tra anni 70, fine degli anni 70 e fine degli anni 80, cioè Spielberg e compagnia bella ci hanno fatto delle cose che ci hanno fatto viaggiare nell'iperspazio a tutti, eh? È vero. Erano tutti amici quelli. Assolutamente. Si conoscevano tutti. Ho visto un documentario una volta, si conoscevano tutti. Documentario. Chiediamo se si fai il monologo, un pezzetto battuto da qualcosa. Okay. No. I monologhi, ah. I monologhi. Ragazze, mutatevi tutte. Esatto. Allora. Io sono Loki d'Asgard e sono ricolmo di gloriosi propositi. Non vi sembra semplice? Non è questo il vostro stato naturale? È la verità taciuta dell'umanità. Voi bramate l'asservimento. Il luminoso richiamo della libertà riduce la gioia della vostra vita a un folle combattimento per il potere, per un'identità. Voi siete nati per essere governati. Alla fine vi inginocchierete sempre. Ecco fatto, bello, ce l'ho fatto io la consulenza. Grazie, grazie. Proprio così. Bello, bello. Venuto bene? Sì, sì, sì. Bravissimo. Grazie. Grazie mille. Ragazzi, che brividi.
Fa sempre stranissimo, però sì, bello. Sì, è vero. Sì. Sì. È difficile per lui, è difficile, perché lui è più... mi ispira di più. Mamma mia, grazie Davide. Tutti che stanno dire, mi sono emozionata, meraviglia. I commenti delle persone, sì. Ti prende i commenti di tutti. Che puoi farci pure Ben? Cioè, Kylo Ren? Vabbè. Okay. Perché so che era tanto richiesto. Sì, è vero. Ok, qua, lui però qua aveva la maschera, quindi era comunque strano. Allora, aspetta. Lo sento di nuovo, il richiamo della luce. Il leader supremo lo percepisce. Mostrami di nuovo il potere dell'oscurità. Non permetterò che niente ci ostacoli. Mostramelo, nonno, e io finirò ciò che tu hai iniziato. Bello. Bellissimo. Bravo, bellissimo, grazie. Grazie. Fai il delirio anche per Kylo. Allora, diciamo anche che noi stiamo organizzando, come saprete, perché lo diciamo ad ogni live, una reunion con gli Avengers. Ovviamente noi farebbe molto piacere se ci fosse anche David. Sì. Con molto piacere. Quindi ci ha detto sì pure prima in background, non ci stavamo credendo. Quindi grazie assolutamente, quando la organizziamo ti teniamo presente. Così, insieme agli Avengers c'è anche Loki. Quella gioia da farlo. Ci vuole, ci vuole, sì, sì, per forza. Ma poi sapete qualcosa di questa serie, ragazzi, cioè, sapete quanti episodi sono, di che parla, è un prequel, sapete qualcosa? Della serie Disney Plus? Sì, di Loki. Sì. Ah, è praticamente ambientata, non so se è uno spoiler, però, perché prende un'altra linea temporale, la linea temporale in cui è scappato Loki in Endgame. Perciò c'è Loki, appunto. Altrimenti non era possibile. Ah, vedi che figata. No, credevo fosse tipo un prequel, no? Che magari... No, è quel Loki che scappa. Dai! E allora è vivo. Esatto. Evviva! Dicono che la forza sia con te. La cosa brutta è che di questi film è che poi gli attori a una certa invecchiano, quindi i ruoli non li possono fare più, quindi si devono sbrigare a spremerli, no? Finché possono, peccato, poi finiscono. Certo. Noi speriamo veramente che torni a doppiarlo, dai, ma non ci credo che non ti chiamano. Ma sì, ma sicuro, dai. No. Secondo me è solo col fatto del lockdown che si è un po' fermato tutto, quindi dai, siamo fiduciose. Sicuro. Ma si potrebbe vedere Loki con un'altra voce comunque. No, infatti Loki sei tu. No, io non ce la farei. No, cioè, tu, il cuore te lo diciamo. Cioè. Assolutamente. Dicono che si sente male. Io sentivo un po' sgranato effettivamente, un pochino. Sì, però, io pure però pensavo di essere io, cioè. Sì. Infatti sei tu, Fede. Ballo un attimo, dai. Ah, ecco, allora sono arrivate direttive anche. Mi sentite meglio? No. No, sempre male. Adesso aspetta, prova a mutarti un attimo. Prova. Sempre male. Adesso mi sembra meglio. No, togliere l'audio e rimetterlo. Sì. Prova, sì. Non è proprio un fattore magari di connessione, però. Si sente? Quale? Simile a prima. Vabbè. Comunque dicevano nei commenti
in merito alla serie, che dovrebbero essere circa 6 episodi di un'ora. Mm-hmm. Quindi, sì, vediamo bene. Bello, mi piace. Ora ti sento bene. Comunque. Ok, sì, adesso pure io. Ma tu hai le cuffie con il cavo o sono quelle Bluetooth? Come? Hai le cuffie Bluetooth o hai il cavo? No, no, Bluetooth. No, forse perché non è che sono scariche, forse per quello. Però prima lo sentivamo bene. Magari si scarica molto. Dicono sempre... Vabbè, ragazzi, il bello della diretta, eh? Esatto. Sì, esatto. Esatto. Adesso... Prova a staccare un attimo le cuffie, ce l'hai? Cioè, si sente dal tuo computer se stacchi proprio la cuffia? Aspetta. Un secondo, scusa, aspetta che mi sento bene. Nel caso di Kylo Ren è andato bene comunque. Sì, con l'effetto maschio. Sì, è vero. Comunque, le cuffie Bluetooth sono comodissime. Sì, non c'è niente da fare, perché giri per casa con le cuffie Bluetooth, telefono carica. Per ora solo vedo ha fatto l'upgrade. L'upgrade. Io pure, tra un po'. Mi sentite? Un po' basso. Basso però meglio. Sì, va bene. Mi dispiace, non so da come... No, ecco, così... No, così bene, così bene. Così bene, sì. No, senti, ma siccome qualcuno ha scritto che non ha sentito quando hai fatto l'occhio, no. Che si sentiva andare con i faresti. Ma che cosa dire? No, stato scherzando. L'avevate sentito bene, quindi... Allora, niente, ragazzi. Era buona la prima. È buona la prima. Era buona la prima, ragazzi. Adesso, cioè, si sente basso, però si sente. Forse prima. Ma quando prima ho fatto Loki, si era sentito male? Adesso si è sentito un po' sgranchiato. Un po' sì. Un po' male. Non ti stiamo prendendo. Però no, tranquillo, no, non ti vogliamo far fare come... La tua prima volta che sul set. Dai, vai tranquillo. Vabbè, volete che... Ah, sta starnuto il gatto, scusa, non capivo. Carino, che bella. No, solo volete... sentiva, se no, tranquillo. Vabbè, ma adesso però si sente bene. Sì, perfetto. Sì, sì, perfetto. Adesso si sente proprio pulita la voce, sì, sì, sì. Va bene, allora lo rifaccio. Grazie. Chiudete gli occhi. Guarda, lo so che si sentiva bene pure prima. Vabbè. Mutatevi. Io sono Loki, da Asgard, e sono ricolmo di gloriosi propositi. Non vi sembra semplice? Non è questo il vostro stato naturale? È la verità taciuta dell'umanità. Voi bramate l'asservimento. Il luminoso richiamo della libertà riduce la gioia della vostra vita a un folle combattimento per il potere, per un'identità. Voi siete nati per essere governati. Alla fine vi inginocchierete sempre. Mo si sentiva? Adesso era verde. Grazie. Grazie, scusa. Bene. Allora, noi ti ringraziamo, grazie a tutti per averci seguito e vi raccomando, non perdetevi le nostre prossime live, perché ci abbiamo tante tante sorprese. E niente, grazie ancora di nuovo, grazie, Davide. Grazie. Siamo veramente grazie come ringraziarti. Ciao, ciao a tutti. Alla... ciao ciao ciao. Siamo disperati!